In Italia, tutto sommato, di Rolls Royce non ne circolano poi molte. Ne abbiamo scoperta una non a Milano o a Roma, ma in un paese di 15.000 abitanti, in provincia di Reggio Calabria, Taurianova. E proprio da questa Rolls Royce è possibile risalire a una storia dai contorni emblematici. Una lunga vicenda in cui si mescolano tutti gli elementi negativi che affliggono ancora molte sacche del meridione, dove il clientelismo può sposarsi alle amministrazioni disinvolte, dove si intravedono le saldature tra mafia e politica. La Rolls Royce che circola a Taurianova appartiene al dottor Francesco Macri, insegnante di francese negli istituti professionali, un protagonista intraprendente della politica e dei centri di potere locali. Lei è insegnante di francese negli istituti tecnici. Sì. Dicono che non ci sia rapporto tra questa sua professione, tra il reddito che potrà ricavarne e il suo tenore di vita. Si dice che lei abbia un Rolls Royce, che lei abbia una pinacoteca per centinaia di milioni, che lei conduca un tenore di vita da nababbo. Bontà dei miei avversari, anche questo. Niente di pinacoteca. Io vorrei invitarla a casa mia, sì, vedrà qualche quadro che può costare intorno alle 600.000 lire, al milione, questo lo troverà, ma credo lo trova in tutte le famiglie oggi, un quadro di questo, un Fantuzzi, un Monachesi, al di là non trova niente. Se poi nella fantasia e nell'immaginazione dei miei avversari diventano Picasso o Renoir, queste cose rimangono nella fantasia dei miei avversari. E Rolls Royce? Sì, quello in effetti è vero. Tutta la famiglia, siamo una famiglia di professionisti, dottore. Sì, veramente la prima è stata sfortunata, quella che forse costava un pochino di meno, si aggirava sui 30 milioni, in quanto l'alluvione gliel'ha un pochino sporcata. Ecco, mentre la seconda poi è stata di 60-65 milioni, non lo so. Con un ottimo arredamento interno. Lei parlava prima di pellicce di leopardo. Sì, mi dicono, io non ho mai avuto il piacere di vedere una Rolls Royce, non quella sua, ma nemmeno altre, di questo tipo, ecco. Mi dicono che appunto ci siano le pellicce di leopardo ai lati degli sportelli che fanno ornamento e danno decoro. Francesco Macri, 45 anni, Ciccio per gli amici e Ciccio Mazzetta per i nemici. Un uomo che nella Calabria di oggi viaggia in Rolls Royce, possiede ville, tenute, quadri d'autore. Membro del consiglio d'amministrazione dell'ospedale civile di Taurianova e capo del gruppo consiliare DC al comune, vice segretario provinciale del partito, il professor Macri è un esperto della gestione del potere locale. Il filone è costituito proprio dall'ospedale, dal quale si possono tirar fuori parecchi milioni. La tecnica è semplice. È sufficiente assegnare i posti, provvedere agli acquisti attraverso la trattativa privata, che sarebbe come dire la trattativa personale, e sfruttare le situazioni più favorevoli del sottogoverno, che in una regione povera ristagnano come acquitrini. Come presidente delegato del Comitato Antimalarico di Reggio Calabria e Provincia, il professor Macri è stato arrestato nel 1976 per peculato, falso ideologico e interesse privato in atti d'ufficio. Gli è stata concessa la libertà provvisoria dietro cauzione di 20 milioni raccolti dai suoi amici. Anche al comitato antimalarico si parla di gonfiature di bilancio, di assunzioni e di acquisti facili, disinvolti. Il magistrato inquirente aspetta da un anno i risultati degli esami di un disinfettante
che il professor Macri acquistava a tonnellate per l'antimalarico, per l'ospedale e per il comune di Taurianova. Si sospetta che fosse come acqua fresca. Veniva venduto da una fantomatica società costituitasi a Milano soltanto allo scopo di emettere le necessarie fatture per gli enti in cui figurava il dottor Macri. Oggi il professor Macri non sembra trarre profitto dalla libertà provvisoria per continuare a insegnare il francese. Le sue assenze risultano giustificate. C'è stata però un'inchiesta per assenteismo. Sembra infatti che persone ignote firmassero il registro delle presenze col suo nome. Ciò comunque non gli ha impedito di passare ordinario su proposta del preside, il professor Lo Schiavo, suo compagno di partito. Lo Schiavo, 2 anni fa, si è dimesso da sindaco di Taurianova, dichiarando pubblicamente di essere incapace a ricoprire la carica. Comunque, il professor Lo Schiavo è rimasto presidente del consiglio d'amministrazione dell'ospedale. La vicenda dell'ospedale è vecchia. Già nel maggio del 70, l'allora senatore comunista Emilio Argiroffi aveva presentato, insieme a un gruppo di suoi colleghi, un'interpellanza ai ministri dell'interno e della sanità su quanto accadeva nell'ospedale. Da allora ad oggi che cosa è cambiato? Per l'ospedale di Taurianova devo dire che le cose, lungi dal migliorare, si sono ulteriormente aggravate, perché il carattere negativo di questo ospedale, l'uso peggiorativo che di esso si è fatto in questi anni, lo ha ulteriormente disgregato e discreditato, e nella qualità e nel rendimento funzionale. Quindi se lei 8 anni fa parlava di lazzaretto, oggi di che cosa allora si può parlare? Ma guardi, non si tratta più solo di questo. Naturalmente è ancora un lazzaretto, purtroppo, nonostante la buona volontà di alcuni operatori sanitari, ai quali va riconosciuto il merito di portare avanti, per quello che è possibile, questa lotta impari contro una struttura disgregante e la cui qualità negativa è stata accentuata dall'uso ulteriore che di questo ospedale si è fatto come di strumento di corruzione e di sottopotere. L'inchiesta è nata da una ispezione fatta dall'assessorato regionale alla sanità, che sulla base di una relazione ha inteso sciogliere il consiglio di amministrazione passato, il vecchio consiglio di amministrazione all'ospedale, e ha trasmesso gli atti alla magistratura. Che sta indagando? Che sta indagando, sì. E il risultato di quello scioglimento è che il Tribunale Regionale Amministrativo, sezione di Reggio Calabria, ha annullato il provvedimento della giunta regionale e ha reinsediato il consiglio di amministrazione, perché evidentemente non c'erano i motivi per lo scioglimento. Nell'ospedale, che qui a Taurianova è considerato un feudo del professor Macri, anche gli ispettori ministeriali hanno incontrato difficoltà a raccogliere dati e testimonianze. In un paese afflitto dalla disoccupazione e dall'emigrazione, dove un lavoro fisso all'ospedale diventa una meta, la discrezione, o se preferite l'omertà, può trasformarsi in motivo di sopravvivenza. Noi siamo riusciti a entrarvi con la cinepresa all'improvviso, servendoci di una tecnica da comando. È stata un'operazione a sorpresa che ci ha permesso di raccogliere un documento preciso. Esso dimostra come si possano sfruttare miseria e arretratezza in una società tenuta in una vera e propria soggezione. Quanti siete i portieri? 5 qui? 5. Lei com'è che non ha la divisa? Ma non me l'hanno fatta. Siete stati tutti assunti per concorso? Tre, lei sì. Solo? L'interessante mi hanno sommato a me, l'altro sono per chiamata. Tutti per chiamata, tranne lei? Sì, signor. Quando l'ha fatto il concorso, ora? Il 77 marzo. E gli altri come per chiamata, che significa? Per raccomandazione? Esatto, tutte per raccomandate. Raccomandate di ferro? Di ferro... Da politica. Tutti parenti di ammalati siete? O impiegati? No, voi che cosa siete? Io come operaio specializzato, manuale e manuale.
Tutti dipendenti? Dipendenti, sì. Personale ausiliario? Sì. Lei che cosa fa in realtà? Io operaio specializzato. Specializzato in cosa? Tengo la manutenzione, riscaldamenti, sala operatoria, apparecchiature, eccetera, tutto come elettricista. Insomma... Lei invece? Manuale. Che fa in realtà? Lavoro con i muratori. Quando c'è da aggiustare qualcosa? Sì. Da molti anni sta qui? Un anno circa. Un anno. Lei? Un manuale poi anch'io. Muratori. Muratore? Sì. Quanti siete i muratori? Quattro mi sembra, manuali. Quattro manuali? Sì. Lei? Io pure, manuale. Manuale muratore? Sì, sì. Da molti anni in ospedale? Insomma, ho fatto 3 anni. 3 anni? Sì. Lei invece è portantino. Paramedico, portantino, non infermiere? No, portantino. Quanti siete i portantini? 10. E in tutto? In tutto. Tutti quelli che avete il camice celeste siete portantini? Tutti. Gli infermieri? Bianco. Camice bianco? Infermiere là, ce n'è uno là. Ah, lei è infermiere? Questo è infermiere del pronto soccorso. Infermiere del pronto soccorso? Sì. Da molti anni all'ospedale? Circa 7 anni. 6 anni. Anzi. 6 anni. Diplomato dove? Diplomato a Reggio Calabria. Quanti siete gli infermieri? Siamo già circa 7 o 8. In tutto? Sì, però dal pronto soccorso. No, dico in tutto l'ospedale. Ah, in tutto l'ospedale non lo saprei dire perché ce n'è abbondanza. Lei è impiegato qui? Sì. Da 5 anni? Da 5 anni. Di che si occupa? Io usciere. Ah, usciere? Sì. Usciere qui nel, nell'ospedale, nell'amministrazione, sì. Dico, ma è addetto all'atrio qui? No, sono nell'amministrazione veramente, al provveditorato. E dov'è il provveditorato? È sopra, negli uffici amministrativi. Ah, qui al no, primo qui, piano? È un altro palazzo. Ah, c'è un altro palazzo dell'ospedale? Uffici amministrativi, sì. Dove sono gli uffici amministrativi? Esatto, sì. È più bello di questo? Oddio, non direi, il nostro ospedale è tutto bello perché funziona moltissimo. Abbiamo dei bravi medici, dei bravi amministratori pure. Bravi medici, bravi amministratori. Sì, esatto. Si parla tanto di questo dottor Macri che invece non sarebbe così tanto buon amministratore. Forse il dottore Macri è stato uno dei più bravi amministratori, tra i più bravi d'Italia, perché ha messo molte padri di famiglia, l'ha messo in condizione a lavorare. Nell'ospedale? Nell'ospedale di Taurianova. Ah, solo per questo? E per l'invidia, per esempio, invidiosi non parlano bene di Macri perché fa bene. Lo chiamano Ciccio Mazzetta, come no, mai? No, assolutamente, lo dovremmo chiamare dottore Macri perché è una famiglia di professionisti condiscendo. Mazzetta lo chiamano quelle tali gente che sono, non so, dei... A gente bassa, diciamo così. I vari... Quelli che non hanno avuto il posto? No, il posto... I vari che vorrebbero fare gli amministratori, ma non sono all'altezza come il dottore Macri. Lui ha messo qui tutte sorelle, cognati. No, non è che l'ha messo lui sorelle e cognati. Io per esempio ho un figlio che si laurea in medicina fra 4-5 mesi, no? E quando, io sono dipendente dell'ospedale, quando viene qui, non è che lo metto io, ma è la sua laurea. I suoi sorelle e cognati sono dei professionisti, sono laureati in medicina. E sono specialista e perciò non è che l'ha messo lui, l'ha messo la natura. Sono sufficienti i posti letti al reparto maternità? No, non sono sufficienti, ci vogliono ancora posti letti perché vengono i malati e dobbiamo andare indietro. Ci vogliono minimo più di 30 posti letti ci vuole perché vuole essere ingrandito di più l'ospedale. Lei prima diceva che non avete biancheria. Manca un po' di biancheria, insomma non ci manca una cosa di tutto, diciamo. Però c'ha i guanti la signora che serve il mangiare. Se l'è messi stamattina? No, se l'ha messi sempre. I guanti sì. Quante donne sono ricoverate in questo momento? Qui? Posti letto sono 35. E più, insomma ne facciamo anche 60. Avete 35 posti letto? E ne facciamo anche 60, sì. E se no in quale ospedale mandate le donne? No, non mandiamo nessuno indietro, perché cerchiamo di arrangiarli, insomma, non mandarli indietro. Per far andare avanti l'ospedale, per fare, insomma, che dobbiamo vivere anche noi. Ci avete il nido? No, il nido si deve fare ancora. Si deve fare. Si è fatta già la proposta che devono fare il nido. E i bambini quando nascono con chi stanno? Con le mamme? Insomma, sì, perché... Insomma, abbiamo una piccola incubatrice, insomma, provvisoria, poi le mandiamo chi a Reggio, che a questo, quelle più necessarie. Nascono molti immaturi? Ma insomma, ma non tanto maturi, poco. No, io l'ho detto già, l'assistenza medica non è che manca.
Signorina, venite voi. Venite a parlare con voi. Questa sarebbe una cucinetta, non so, per i parenti dei ricoverati, per fare un po' di latte, un po' di tè per i bambini. È un po' in disordine. Eh beh, un po' disordine sì. Anche perché l'amministrazione, guarda, ha deliberato da molto tempo fa, però sono delle pratiche che vanno molto alle lunghe, perché devono andare prima al comitato di controllo, poi alla regione Calabria e via di seguito. Ma un cesto per l'immondizia qui sulla sinistra si potrebbe comprare un po' più... O ci vuole una delibera per comprarlo? Quanti mesi c'è? Devo andare a fare 2 mesi. Ho 24 mesi. Che c'ha? Perché ce l'ha in ospedale? La bronchite. Ha la bronchite? Quando vengono a visitarla? La mattina. È già venuta la dottoressa? Sì. Sì, no, ancora no. Ancora no? A che ora viene? Penso c'è mezza all'11. Sta meglio? Sembra meglio. Che c'ha? La bambina è malata? Perché? Di che? Di? Di infezione. Infezione? Intestinale? E la devono visitare ancora? Sì, non so. Non lo sa? Deve venire il medico a vederla. Sì. Verrà fra poco. Più tardi. Quando l'ha vista l'ultima volta? Ieri. Ieri? Sorella, ma com'è che in questo ospedale si comperano, per esempio, migliaia di termometri? No, non voglio. Sorella? No, no, no. Che ha paura? No. Di chi ha paura? Nessuno, perché deve andare in giro? Non vuole parlare? Per esempio si comperano 2500 fonendoscopi. Lei ce l'ha qui un fonendoscopio? Ce l'ha o no? Come, prima ha detto che con la lingua si rompono le... Come ha detto? Sorella. Professore? Da quanti anni avete la scintigrafia nel sottoscala? Ma circa 2 anni. E com'è che non funziona? Ci sono state difficoltà di avere l'autorizzazione per il funzionamento. Quindi avete speso 80 milioni inutilmente? Insomma, speriamo di no. Vi sarebbe servita in questo tempo? La scintigrafia oggi è un mezzo di indagine di primo piano. Lei è il direttore del reparto di chirurgia? Di chirurgia, primario chirurgo. Prima era direttore sanitario. Ah, prima era direttore sanitario, chi gliel'ha detto? E come mai ha lasciato la carica? Ma c'è troppo da fare. Chi le è successo? Dopo di lei chi è venuto? Il dottore Arturo Chirico, il primario medico. Ah, il cognato del dottor Magri? Preciso. C'è una successione naturale? Sì, abbastanza naturale. Ah, era lei che ci ha guidati qua. Questo è il terrazzo dell'ospedale? Faccio servizio, sì, nel reparto chirurgia uomini io. Qui che tengono le galline, le sue? No, queste sono palumbe per lusso, quasi. Per lusso? È una cosa moderna. Lei è infermiere? No, faccio l'ausiliario io. Ausiliario? Sì. Assunto per chiamata? Assunto come invalido servizio militare. E chi è stato il suo protettore per l'assunzione? Il mio protettore per l'assunzione sono stato io stesso. L'invalidità? Ecco, l'invalidità è il servizio militare. E loro ho preso posto come... E per gli altri? Gli altri e qualcuno... Non è che siano tutti invalidi. No, ma c'è anche un diritto, un'assunzione obbligatoria, perché è giusto che in Calabria, che è stato sempre una cosa indietro, e tutto oggi ancora. Pure avanti. E che questa assunzione realmente ci sarà anche per altre persone,
che no, non l'hanno avuto. E speriamo realmente che si acconsarà, è vero, questa Calabria rovinata, massacrata. Lei pure fa parte? Sì, sì. Che fa? Il giardiniere. Giardiniere. Non c'è il giardino? Sì, ci sono un po' di iole, no? C'è un po' di oleandri? Iole, sì, sì. Ma lei ha detto agli oleandri? Sì. Quanti ce ne sono? 5 o 6? Ce ne sono parecchie. Poi c'è uno spiazzale qua dietro che si doveva costruire, non l'hanno costruito, io lo pulisco. No? Quanti siete i giardinieri? Uno, io solo. Lei è il capo giardiniere? È il capo, se uno è o capo. Come è stato assunto? Per chiamata? Sì, invalido civile. Ah, invalido civile. Invalido civile, sì. Chiamata diretta, invalido civile. Sì. E di chi è amico lei? Di Don Ciccio? Don Ciccio ha fatto la domanda, no? Ha fatto la domanda e poi... Sì. E poi certo... Come lo chiamano? Don Ciccio Mazzetta? No, non lo so, io come lo chiamano non lo so. Non come? Lo so. Lei ha detto chi è? Lei ha detto lo chiamano Ciccio Mazzetta. È pericoloso dirlo? No, la voce così corre. Ecco, ma perché lo chiamano Mazzetta? Che significa? Ma non lo so, forse perché mette troppo gente che lavora, no? Ah, mette gente che lavora. Sì. Insomma, è lui che comanda, quindi quando... La mazzetta significa prendere qualcosa? Prendere così, è logico. La mazzetta? Penso. Insomma, la gente dice così, io non lo so. Lei ha assunto? No, no, per l'amore di Dio. In attesa? No, 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 io non c'entro. C'ho la moglie che lavora da 18 anni. Qui? Sì. Lei nelle assunzioni dell'ospedale rappresenta un po' il record, perché di una sola famiglia quanti siete? Noi siamo 4. Di cui effettivamente penso che siamo 3 che abbiamo soffrito dell'assunzione ausiliaria e uno è infermiere. Quindi penso che per quest'ultimo non c'è stato bisogno di nessuna spinta, perché giustamente infermieri l'ospedale aveva bisogno ed è entrato così appena si è diplomato. Lei la definiva prima un po' definiva prima le assunzioni un atto di magnanimità, di bontà, di umanità del dottor Macri. Io penso che c'è stata al fondo una necessità di lavoro attraverso le riforme ospedaliere e il dottore Macri non poteva fare a meno di assumere questo personale. Quindi si è comportato con larga umanità? Oltre che larga umanità, giustezza, equità di fronte a tutti i dipendenti. Ha cercato di rendere la situazione nel migliore dei modi, degno della sua persona. E se poi c'è stata qualche discussione, qualche cosa, è della natura umana che noi uomini non siamo mai contenti di quello che abbiamo e di quello che facciamo. Sì, dico, ma ecco queste assunzioni, questo metodo per chiamata, per via un po'... E prima criticavano perché non c'era assunzione. Poi, perché c'è stata l'assunzione, criticano perché c'è l'assunzione. Mi riferisco ai personaggi di politica opposta, che se fosse per loro Taurianova restava sempre in miseria e restava quella che era a un po' di anni a questa parte. Invece ora sì. Questo bello ospedale... Beh, non so se nelle sue parole c'è un fondo di ironia. No. Comunque l'ospedale, per quanto riguarda la zona, è bello. Lei non sa perché non l'ha visto prima che intervenisse il dottore Francesco Macri e il nostro presidente, il dottore Giovanni Lo Schiavo. Era sì brutto allora, è vero questo. Perché? Non lo so, perché comunque era un po' bruttino. Con il loro intervento, attraverso da sacrifici, attraverso impegni, veramente abbiamo un ospedale che vanta dei grandi primari, che vanta un grande personale ospedaliero e soprattutto vanta una grande assistenza. E se voglia dire quel che si dica, l'ospedale nostro è uno che è all'avanguardia nella provincia di Reggio Calabria. Ma è vero che in questo ospedale tutte le assunzioni o gran parte di esse sono tutte clientelari, selvagge? Selvaggi non direi, clientelari è logico. In un comune dove un partito ritiene la maggioranza assoluta e tutti, diciamo così, i centri di potere politico-amministrativi sono tutti voluti e determinati da questo partito e da questa persona che ne detiene il potere del partito. Come mai voi parlate sempre anonimamente di questo fantasma, persona? Non è che parliamo anonimamente, la gente purtroppo
tende a sottrarsi, diciamo così, a una eventuale azione discriminatoria. Ma è notorio in tutta la piana chi è il leadership della politica e il factotamo di questo comune, che è il dottore Macri. Quindi... Voi come sindacati non riuscite a bloccare questo fenomeno? No. Perché? Perché non è che ci sono altri posti di lavoro, quindi l'unico afflusso è che l'ospedale e il comune. Per esempio, non riuscite neppure a bloccare questo assenteismo, ci sono decine di addetti in più che vengono, timbrano e se ne vanno. Beh, guardi, in realtà l'ospedale di Taurianova a lavorare è una minoranza, quindi essendo i più a beneficiare di queste... privilegio clientelare, è logico che questa minoranza protesta ma non riesce mai ad ottenere una ridistribuzione del personale. Lei diceva prima, per esempio, che c'è della gente che per entrare in ospedale ha pagato delle mazzette, ma è vero questo? È che questi atti si verificano in realtà, vengono fatti in sede privata o vengono fatti in maniera diversa o vengono fatti per cui, scusi, se io dovessi pagare una certa somma per avere in contropartita un posto di lavoro, lei può pensare che io mettessi al bando, alla luce di tutti, che ho pagato? Mi verrebbe subito tolto quel posto di lavoro che mi è stato dato in contropartita. Ma voi sapete chi sono? Li conoscete? Qui purtroppo c'è il si dice che cammina, che circola, e l'hanno scritto su manifesti, su altre cose, ma mai nessuno. Oppure se l'ha detto, l'ha sussurrata l'amico, io ho pagato, io ho dato. Poi, alla resa dei conti, nessuno va di fronte a un avvocato, un magistrato, per dire io ho dovuto pagare questo per un mio diritto previsto dalla Costituzione italiana. Gli acquisti avvengono quasi sempre a trattativa privata e quasi sempre Ciccio Macri preferisce gli stessi fornitori, sia per l'ospedale che per il comune e, fino a un anno fa, anche per il comitato antimalarico. Acquistare termometri o disinfettanti, creare nuovi reparti, vuol dire naturalmente disporre di posti e di milioni. Vuol dire anche creare le basi di un sottogoverno che condiziona un po' tutti. Si trattava di giri di centinaia di milioni per acquisto di 5-6 mila termometri, di 5-6 mila bassalingua, non so, di quintali e quintali di disinfettanti, di mobilio metallico, di cui sono pieni i depositi di Taurianova. Siamo molto abituati in Calabria, anzi sono molto abituati, gli avversari politici, dei trattori, dei migratori, ad aumentare zeri, ad aggiungere zeri. I fonendoscopi famosi sono 250 e non 2500 o 25.000, quanto diceva lei. Così come i termometri, non sono all'ordine di migliaia, ma sono all'ordine di centinaia. Questi vecchi ospedali hanno una farmacia esterna, cioè che vende al pubblico. Una farmacia che vende, una delle farmacie di Taurianova è la farmacia dell'ospedale. E quindi la farmacia di Taurianova vende anche termometri. La farmacia certamente non è un negozio di mobili metallici. Noi diciamo, se un'amministrazione vuole essere corretta, ecco, e io parlo e dall'amministrazione dell'ospedale e dall'amministrazione del comune, tutto quello che è spesa deve essere autorizzata. Viceversa, in questo nostro comune, in questa nostra amministrazione ospedaliera, c'è stato un lungo periodo durante il quale le spese prima venivano fatte e poi veniva chiesta l'autorizzazione che nel maggior numero di volte veniva non approvata dai comitati di controllo, per cui la spesa rimaneva fatta e non si sa chi la deve pagare. Come tutt'oggi non si sa chi li deve pagare. Tutti gli acquisti avverrebbero senza regolari delibere. Guardi, io potrei indicarle un nome, c'ho consigliere d'amministrazione socialista nell'amministrazione. Non ha votato una sola volta no a una delibera.
perché vengono tutte regolari o con appalto e concorso o con licitazioni private, sempre con le formalità previste dalla legge. All'ospedale di Taurianova domina l'albero genealogico della famiglia Macri. Le sorelle e i cognati del professore sono tutti inseriti nell'apparato sanitario locale. Soltanto di recente uno di loro è stato estromesso. È il dottor Gioacchino Orlando, cognato di Ciccio Macri. Era medico condotto di Taurianova. È stato sospeso dall'incarico e privato dei diritti civili dopo un processo arrivato in Corte di Cassazione. Insieme al direttore dell'ufficio postale aveva organizzato la riscossione di un certo numero di pensioni, solo che si trattava di pensionati morti da tempo. Si parla per esempio di centinaia di assunzioni, sì, operate con criteri clientelari. Sì, si può fare il calcolo, credo, che per ogni ospedale ci sono due assunti, due operatori all'interno dell'ospedale, ammesso che essi siano tanti. Per ogni ammalato? Sì, per ogni ammalato. Ci sono circa 450 assunti in servizio organico e i posti letto effettivi al di fuori della pianta fantasiosa che è stata presentata e che viene così proposta per giustificare queste ulteriori e ininterrotte assunzioni, anche in questi giorni per esempio ne stanno adottando altre, per giustificare questa vastissima massa di povera gente che certamente ha dei problemi economici da risolvere e che viene proprio ricattata e mortificata sul piano della decisione politica sulla base di questa condizione di grave indigenza alla quale essi non possono non fare riferimento quando sono costretti ad accettare questo tipo di lavoro a costo della loro libertà e della loro scelta politica e sociale. Per giustificare queste assunzioni portano in pianta quanti posti letto? Ma io ho sentito dire che la pianta viene proposta con 600 posti letto, in realtà non ci sono più di 280. 285 posti letto effettivi. Noi su un posti vacanti, su un totale di organico di 602 posti che ne abbiamo in tutto, ne abbiamo coperte solo 415. Quindi tutta questa volontà di clientela, e io gliela lascio per testimonianza sua, questa adesso gliela siglo, per testimonianza sua li vedrà come sono divisi per sezioni, per divisioni o per servizio. E vedrà che in ogni sezione, in ogni divisione, in ogni servizio ci sono dei posti vacanti. Come si spiega che un'intera famiglia qui a Taurianova riesca ad impossessarsi di tutti i meccanismi di un ospedale, che vinca per i primariati, che vinca per gli assistentati e per tutto quanto riguarda l'apparato medico? C'è una giustificazione, una spiegazione? Beh, la giustificazione è nella gestione politica che esiste in Italia e che dà la possibilità, ecco, direi spesso impunemente, a chi sa muoversi di inserirsi in tutte le leve di potere. Questa situazione invece a Taurianova è stata connotata e continua ad essere contrassegnata da un dato negativo che è quello della vessazione, del modo direi prepotente con cui, ecco, vengono inseriti senza alcuna ragione e senza alcun merito oggettivo. Forse esiste gli elementi di questa famiglia. E certo, gli elementi di questa famiglia sono quelli che si sono impossessati praticamente della struttura di questo ospedale per se stessi e per la corte dei miracoli alla quale essi elettoralmente fanno riferimento. Come spiega che gran parte dei componenti della famiglia Macri, lei compresa, rientrino nell'organico di questo ospedale? Non è un po' sconcertante? Ma non direi, guarda, io penso che lei sbaglia a mettere la questione, lei mi scusi se dico lei si sbaglia, ma vede, lei non deve porre su questo piano la questione, cioè a dire... Qui in questo ospedale effettivamente ci sono, siamo tre o quattro, insomma, che siamo componenti della famiglia Macri. Comunque noi siamo qui a seguito di pubblici concorsi, mica siamo qua perché siamo stati messi, insomma, così e abbiamo usurpato il posto ad altri. Abbiamo fatto un pubblico concorso, tutti lo abbiamo vinto regolarmente
e ci siamo. Ma è possibile che per ogni posto sanitario che si libera, quando c'è un componente della famiglia Macri che è laureata in medicina, ci sia subito la vittoria di questo componente? Guardi che qua nell'ospedale di Taurianova lei deve tenere presente che non ci sono semplicemente componenti comunque della famiglia Macri, ma c'è gente. Avete lasciato qualche posto libero? Ce ne sono parecchi, anzi abbiamo ampliato la pianta organica perché abbiamo bisogno di altri medici. E comunque, guardi, non per falsa modestia, diciamo, ma guardi che il sottoscritto c'ha 3 specializzazioni. Il reparto di pediatria, che regge in qualità di aiuto mia sorella, è uno dei tanti reparti dell'ospedale, una delle tante divisioni dell'ospedale. Mia sorella ha avuto tutti i titoli per poter concorrere a un avviso pubblico regolarmente bandito. Ha vinto questo avviso pubblico perché ha tutti i titoli di specializzazione e tutti i titoli di tempo in ospedale e di anni di attività ospedaliera, tutti i titoli professionali per poter essere stata nominata aiuto nel reparto di pediatria, così come mio cognato ha avuto tutti i titoli per fare il primario di medicina, così come l'altro cognato che poi è diventato mio cognato, che si è fidanzato con mia sorella e si è sposato, una volta che era in ospedale il dottore Asciutto. Che questa ma una sua sorella, per esempio, è ufficiale sanitario? Sì, ha vinto regolarmente il concorso anche lei, dottore. Un suo cognato è medico condotto? Il mio cognato è medico condotto, anche lui ha vinto il concorso regolarmente. Voi avete un reparto, sì, l'ortopedia, creato da poco, sì, che non ancora funziona, tra l'altro. Esatto. Però starà per entrare in funzione. Dove però l'organico è, sì, sulla carta già da un paio d'anni. Sì, l'organico di che cosa? Dico, il personale addetto, sì, a questo reparto che funzionerà, sì, in futuro, sì, è lì già da un paio d'anni. Ma è logico che prima che si faccia comunque un reparto ci deve essere la pianta organica di un reparto, per la verità. Le puntualizzo questo. Ma non si possono tenere, per esempio, 30 uomini tra infermieri, paramedici, ausiliari e tenerli, dire questi sono di ortopedia? È un po' anomalo questo? Beh, probabilmente sì, insomma. Oppure non creare... Comunque ci tengo a precisare che non è che l'abbia fatto io. Questo reparto sta in un palazzo che... Esterno all'ospedale. Esterno all'ospedale, che si appartiene a parenti di amministratori. Ecco. Lei diceva che sono 4 piani senza ascensore. È un palazzo che è a 4 piani, è un palazzo che viene adibito ad ortopedia senza ascensori, dove ancora non esiste una camera operatoria, dove ancora non esiste nessuna attrezzatura di radiologia. Quindi chi arriva con una gamba rotta dovrà farsi 4 piani? Chi arriva con una gamba rotta o se li fa oppure glieli fanno fare, credo. Taurianova figura spesso nei rapporti e nei documenti della Questura di Reggio, nei quali viene definita un caposaldo mafioso della piana di Gioia Tauro, un paese che per la sua economia asfittica fornisce braccia all'emigrazione. E i contadini che non sono andati via vanno ad allungare le liste dei disoccupati. Su 272 giovani in attesa del primo posto di lavoro, il 70% ha un diploma, il 20% addirittura una laurea. Soltanto il 10% ha la licenza elementare. Le raccoglitrici di olive riescono a lavorare appena 55 giorni l'anno e guadagnano 5.000 lire al giorno. Non tutte le olive però vengono raccolte. Ci sono mafiosi che, acquistati interi raccolti di olive, preferiscono lasciarle marcire sugli alberi, ma attraverso fatture fittizie riescono a intascare il contributo di 50.000 lire il quintale concesso ogni anno dalla Comunità Economica Europea come integrazione del prezzo comunitario dell'olio. Un giro di miliardi. Ma nella piana girano anche altri miliardi fra le mani mafiose. Quelli provenienti dagli appalti, dalle tangenti, dalle grandi opere, come il quinto centro siderurgico. Cane, ha successo. È successo tutto. E i due carabinieri caddero lì, dove sono i due... Dunque, i due carabinieri... La periferia di Taurianova è stato teatro di un episodio tra i più sanguinosi della lunga vicenda mafiosa. A Razzà, il 1° aprile dello scorso anno, due carabinieri che avevano scoperto un vertice di boss furono uccisi dai fuorilegge. Non dovevano riconoscere, si è detto poi, un importante personaggio politico presente alla riunione. Si fecero vari nomi. Alla fine gli inquirenti ritennero di individuare il personaggio in Renato Montagnese,
allora direttore generale del Consorzio Industriale di Reggio Calabria, attualmente in carcere a Palmi. Com'è nato il feudo dei Macrì in Calabria? Quali condizioni ne hanno favorito la crescita? Tutto è cominciato col capostipite. Giuseppe Macrì, medico, fondatore della Democrazia Cristiana locale, aveva ricoperto anche la carica di presidente della provincia. Vale la pena di ricordare che il medico, in molte zone della Calabria, è ancora un personaggio mitico, un uomo che può tutto per la salute e spesso per il posto. E infatti Giuseppe Macrì era un patriarca, un onnipotente. Il dottor Macrì è l'unico defunto di Taurianova a cui sia stato concesso di essere imbalsamato. Il suo volto si intravede nella bara attraverso un vetro. Attorno a lui è nato quasi un culto. Il figlio Ciccio sembra aver ereditato tutte le qualità carismatiche del padre ed egli le sfrutta per esercitare un potere quasi illimitato, un potere capillare che agisce da freno allo sviluppo della piana. Giuseppe Macrì ha lasciato il segno qui. Senza dubbio, ha lasciato i segni, ancora sono evidenti nella vita pubblica di Taurianova. Quando è morto, che cosa è successo? Quando è morto, l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, ha fatto affiggere migliaia di manifestini, invitando i cittadini appunto a manifestare il proprio cordoglio. Non solo, ma tutti gli esercizi pubblici, tutti i negozi vennero fatti chiudere, anzi i vigili urbani vennero sguinzagliati per la città per invitare i cittadini a partecipare. La città, i cittadini, come hanno reagito? E come si fa a dire di no? Come fa un commerciante, un esercente a dire di no quando alla guida dell'amministrazione da 30 anni c'è sempre la stessa gente? Qui c'è la tomba del dottor Macrì. Sì, la tomba del dottor Macrì. Ed è imbalsamata. Sì, c'è una dose che lo sta così per 15 anni. Ah, si vedrà così integro per 15 anni. E vengono a vederli gli abitanti di Taurianova? Quasi la maggior parte. Vengono per vederlo? La maggior parte venga perché risente il bene che ha fatto per Taurianova. E vengono ad onorarlo così? Certamente. Vengono in molti? In molti. E il fatto che lui sia stato privilegiato, che l'abbiano potuto mettere dietro un vetro, è stato un po' criticato? Beh, sai, il critico c'è per tutte le agenti che fanno bene, anche per quelle che fanno male. Però uno dei, come si dice, avversari ce l'ha sempre. Dove si mette? Viene tanta gente? Perché? È perché ricorda che lei ha fatto bene, perché gli ha dato lavoro alla maggior parte del paese di Taurianova e anche fuori Taurianova. Che lo conosce tutta la provincia di Reggio, per 30 anni fu stato presidente della provincia e il capo del paese di Taurianova. È proprio una venerazione, insomma. Penso. E come si mantiene? Bene? Dunque, lui è un po' bianchito in faccia. Un po' sbianchito? Ecco, un po' bianchito in faccia. Ma comunque si riconosce? Certamente. Certo, lei, se lo vede in fotografia, lo pensa come quando se è lui e non è lui. Ma io, che lo conosco bene, dico sì a lui. Un miracolo proprio. Certamente, perché io lo conosco quasi come i figli. Perché da 20 anni che lui mi ha messo qua. Ah, lei fu assunto dal dottor Macrì? Sì, dal dottor Macrì proprio. Lui proprio era sua volontà. Che cos'è, seppellitore lei? Seppellitore, è stato aggiunto come seppellitore. Adesso esplico le mansioni di custode. Ah, esplica le mansioni di custode. E la sola salma imbalsamata di questo cimitero? Questo cimitero, sì. Non ce ne sono altri? No, niente altro, niente. Non abbiamo uomini che possono essere, diciamo, di grande valore come il dottore Macrì. Degni di essere imbalsamati? Esatto. Lei lo conosce questo Ciccio Mazzetta? Non lo conosce, non c'è una mala sua scala, signora ragionieri. E perché non lo vuole conoscere? Perché no. E che ha fatto? Niente. Perché ha fatto dare i posti a tutti i vagabondi, noi i lavoratori. Sicuro? Signor ingegnere, è stato qualche scopo, mi scusate. Ecco, ora, signor ingegnere, voi mi scusate che io dico queste parole. Signor ingegnere Stiverani, i posti non ci sono e non potevo stare comodi in te casa. Signor ingegnere, voi sapete che ho di mia. Senta una cosa, ma lei quanti anni ha? 72.
sogno di lotto. Quanti figli ha avuti? Io? Niente. Non ha avuto figli. Lei quante ore riesce a stare curva a raccogliere olive qui? Quando il signor ingegnere mi dona la schiena io me la alzo. Ma da bambina ha sempre raccolto olive? Da 12 anni lavorai nelle signore Rigoli. E allora a scuola non è andata lei? No, no, sono in alfabeto. Quante sacchette è riuscita a fare? Bimbo, a ieri quanto facciamo? 10, 11, non so quanto facciamo ieri. A tutti insieme ieri ne avete fatte 11? Sì, sì. E siamo vecchiarelli, non potevamo manco. Quanti anni ha lei? Io? Mi pare che sono 5. Ah, quindi ha 73 anni? Sì, che volete. Quanti figli ha? Dai due là io fuori. Fuori della Calabria? Sì, fuori. No, Torino non bacia la Calabria. No, Torino e il Piemonte. Ah, sì. E l'altro dove sta? L'altro là io a Coso. Come si chiama? A Milano? No, no, per questa parte cani. Ah, qui vicino? Aspettate che vi dico, 4 ore di treno mi sembra. 4 ore di treno? A Sicilia. Ah, in Sicilia? Sì. Senta, lei da bambina ha sempre lavorato? Sì, sì, ragioniere, faccio così. È sempre da bambino, come vedani, che volete. Sempre sappiamo, cantiamo, cogliamo con saliva. Non siamo proprietari. Sì, no, eravate operai. Ecco, bravissimo. Venga, lei quanti anni ha? 17. 17 anni? Sì. Sente, lei è andata a scuola? Fino alla quinta elementare. Poi ha iniziato a lavorare? Sì. E poi che tipo di vita fa? Non so, vado a casa così e rimango dentro. Aiuta a pulire pure? Sì, anche la mattina. E poi qualche volta va al cinema pure? No, al cinema mai. Perché? Qui non si usa. In questa società si possono incontrare ancora personaggi incredibili, raccogliere testimonianze di una condizione culturale e sociale segnata dalla arretratezza e dalla rassegnazione. Natuzza è una contadina che parla coi morti e trasuda immagini sacre nel corso della Settimana Santa. A lei ricorrono ancora centinaia di persone ogni giorno, allo scopo di propiziarsi i favori di chi conta o addirittura per sapere se un congiunto morto si trova attualmente all'inferno oppure in paradiso. Parla sempre in dialetto? Sì, sempre in dialetto. Ma quando va in trance si esprime? Quando va in trance ha delle espressioni in lingue sconosciute, misteriose, incomprensibili per i presenti. E quando trasuda? Quando trasuda imprime queste immagini. Immagini quasi sempre sacre? Sì, sempre, non quasi sempre. Ah, sempre, sempre sacre. Come si spiega che ci sia tanta gente che crede ancora di poter risolvere i propri problemi con Natuzza? Perché alla base di questo c'è un problema di fondo. Tanta gente della classe subalterna, tanta gente povera e bisognosa. È questo il problema. Non è la classe egemone, ma è la massa, il popolo che va da Natuzza. Gli antropologi spiegano questo dal punto di vista culturale, come una cultura, la manifestazione di una cultura subalterna, alla cui base c'è uno stato di inferiorità economica, uno stato di proprio di disumanità ambientale. Sempre a Taurianova, un'intera famiglia vive asserragliata in casa, atterrita dalle minacce di una vendetta mafiosa. Lì c'è un uomo barricato in casa da 11 mesi. Non esce perché lo ammazzeranno sicuramente e ha paura. Da quanti mesi? Da 11 mesi. Chi l'ammazzerebbe? Ma chi l'ammazzerebbe? I suoi avversari? Bene, non si sa. Comunque l'ammazzeranno, perché questa è la trama della mafia. Taurianova è terra di mafia. In una delle ultime manifestazioni, dal basso i giovani gridavano: Macri, Calì, la mafia è tutta qui. I giovani, e lei era sul palco. I giovani comunisti gridavano con le bandiere rosse, mentre portavano le bandiere rosse gridavano: Macri, Calì, la mafia è tutta qui. Ma questo non voleva anche significare una saldatura tra il potere politico che lei ha esercitato e una collusione con la mafia? Dottore, io per il bene del nostro popolo, non solo di Torino, ma dell'intera provincia. E l'ho detto sempre, in diversi miei interventi, in diversi miei scritti. Se si accentuasse meno questo problema, che io ritengo veramente inesistente,
di una collusione tra mafia e potere politico, o potere giudiziario, o forze dell'ordine, certamente renderemmo un servizio alla nostra gente. Di fronte a un popolo, mi scusi se mi dilungo perché è un concetto che ci tengo che venga evidenziato, psicologicamente immaturo, di fronte a un popolo che certo non è negli stati avanzati della democrazia o dell'intendere dell'essere libero, come andrebbe inteso e come va inteso in una democrazia sostanziale, il volere a tutti i costi, da parte di certe forze politiche, da parte di certa stampa, stare a insistere, stare a dimostrare il fatto peraltro inesistente, che ci siano delle collusioni tra classe politica, tra potere amministrativo, tra magistratura, tra forze dell'ordine e mafia, significa far disarmare e alzare ancor più quel muro di omertà che purtroppo è la causa terribile del fatto mafioso. La mafia ha avuto un ruolo in queste assunzioni? Ma io credo che la mafia negli enti locali, l'ospedaliero di Taurianova, ha avuto sempre un ruolo. Lei prima diceva ci sono anche dei mafiosi all'interno dell'ospedale. Che ci siano dei mafiosi è una cosa ormai pubblica, riconosciuta. Lei dice che non c'è mafia a Taurianova, ma per ritornare all'ospedale molti degli assunti sono addirittura sorvegliati speciali. Io non dico che non c'è mafia a Taurianova, io dico che c'è mafia, io dico che non c'è collusione tra mafia e potere politico. Eppure le assunzioni di questi? Le assunzioni di questi non esistono, dottore. Guarda, la questura di Reggio Calabria ha la buona abitudine da un anno a questa parte di segnalare alle amministrazioni locali i nominativi di tutti i provvedimenti di pubblica sicurezza assunti nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione stessa. Ma c'è un parente degli Avignone che è stato assunto qualche anno fa? Un momento, tra i quattro, nell'ospedale di Taurianova, tra i 400 più dipendenti che abbiamo detto, abbiamo avuto 4 segnalazioni, quindi 4 persone, sorvegliate, 4 persone. Un certo Alessio Giovanni, diffidato nel 61, un certo Papa Sergi, diffidato, un certo parente degli Avignoni, questo che dice lei, questo Petulla Vincenzo, diffidato in occasione della strage di Razzà, prima non lo era diffidato, e un certo, adesso è arrivata per un certo Soraci, 3 giorni fa, 4 che ancora se ne deve occupare con il Consiglio di Disciplina perché è recente, questo nuovo arrivo. Come recentemente, sempre 4-5 giorni fa, la settimana subito dopo le feste, è arrivata la trasformazione della diffida in soggiorno obbligato per il Petulla. Per queste 4 sole persone. Lei diceva denunciare qui è pericoloso, si corrono dei rischi, ma si corrono veramente questi rischi in questo ambiente? Guardi, si corrono dei rischi che non è che sono dei rischi palesi o appariscenti, sono dei rischi che nel tempo lui corre e quando... Chi denuncia corre, li dovrà pagare in maniera, come io devo dire, occulta, in modo che non avviene fuori che lui è stato un perseguitato, però saranno una serie di azioni e provvedimenti nei suoi confronti che lo dovranno per forza di cose marginare e fargli subire questa... Lei faceva addirittura delle cifre, diceva non bisogna dimenticare che qui in un anno sono state fatte fuori 30 persone. A Taurianova, oltre un terzo di queste nella frazione San Martino. Quindi siamo a 40 in sostanza. Nel comune.